non ho visto il messaggio. Buongiorno a tutti, segretario, se vuole fare l'appello. Gianni Di Michele, Presente. Comunelli Veronica, assente. Giannettini Vittorio, assente. Giannini Matteo, lo vedo. Presente. Mariani Fabrizio, assente. Uccetti Maurizio, presente. Rovai Mario, assente. Tamarri Germano, eccolo, presente. Perfetto. Paolini Delio Francesco, presente. Orli Costanza Maria, assente. Vannetti Marisa, assente. Cinque presenti e sei assenti, validamente costituito. Buongiorno, grazie a tutti, diamo inizio ai lavori, io vi ringrazio per la pazienza. Consiglio veloce solo per darvi delle belle notizie, quindi senza particolari problemi. Appunto, lettura, approvazione verbale della seduta precedente, l'ultima volta abbiamo letto deliberazione 104 della Giunta Comunale sul bilancio di cassa, il piano triennale delle opere, bilancio di previsione, le aliquote IMU, IPEF, il piano triennale delle opere, programmi di incarico autonomo, il DUP. La revisione del partecipato, il scioglimento della fondo associata alla nuova segreteria. Ci sono domande sulla verbalizzazione? Si pone in votazione. Votano i contrari, gli astenuti. Il consiglio approva all'unanimità. Va bene, così segretario, che si fa prima che sono online. Variazione di bilancio. Il motivo del consiglio è questo. Voi vi ricordate che nel 2022 avevamo fatto domanda per tutta una serie di interventi per migliorare la sentieristica del nostro territorio soggetta a diverse frane. È finita l'istruttoria e cito il 2022 perché è corretto, l'ho già scritto anche sulla tramontana, che anche la popolazione percepisca il fatto che se tanti lavori vengono ultimati ed avviati ora, è anche frutto del fatto che ci sono stati dei ritardi nella pubblica amministrazione in generale per il Covid e per la riforma della pubblica amministrazione stessa che portano poi a questo. Quindi, domanda fatta nel 2022, gennaio 2024, finalmente ci dicono che sono accettati i nostri progetti. La Regione Toscana, cui mi va il mio sincero ringraziamento, finanzia 340.000 euro per i seguenti progetti di viabilità. Se ne è in via informale parlati, ma ve ne cito volentieri. Abbiamo in località Ferriera Fondo Volasco per 53.000 euro. Località Debbio per 28.000 euro, tutta arrotondata. Località Medicciana per 43.000 euro, frazione Caromini per 22.000 euro, Le Porche Acqua Butile per 45.000 euro, Valico Sotto per 55.000 euro, Grotta di Casteltendine per 60.000 euro, Campo Il Giaia per 38.000 euro. Abbiamo poi avuto sulla strada Grotta del Vento Velgemoli, vista anche un'ulteriore caduta massi, un contributo aggiuntivo sulle vecchie programmazioni di 75.000 euro. Quindi la variazione principale si fa questa, per questo motivo ci sono piccoli aggiustamenti in termini dei capitoli, dei singoli capitoli, nulla di eccezionale, per cui non me ne sto neanche all'incarico che si parla di 1.500 euro, 2.000 euro. Ci sono domande o osservazioni? Pongo in votazione. Contrari? Astenuti? Il consiglio approva. Immediata eseguibilità con la stessa modalità. Contrari? Astenuti? Il consiglio approva. Passo al punto successivo, così capite perché vi ho detto che era veloce, molto tranquillamente. Quando abbiamo accettato la donazione nel 2021 del terreno in località Tinello, c'è stato un errore nell'individuazione catastale, quindi è stata inserita una particella catastale sbagliata, quindi la mettiamo quella corretta in questo caso, sostituendo la precedente con l'addizione sezione amministrativa B, foglio 2, mappali 1126-1128. È meramente un errore materiale degli uffici, ma nulla di particolare, una svista su una particella. Quindi si corregge, deve essere votato, segretario. Sì. Si pone in votazione, contrari, astenuti, consiglio approva. Immediata eseguibilità, contrari, astenuti, il consiglio approva. Signore, per me il consiglio è finito, è un buon momento. Vi ringrazio della presenza.
e in attesa di portarvi altre buone nuove che sicuramente ci saranno, perché a fine mandato bisogna dare belle notizie, no? Per ora ci siamo trattenuti, figuratevi il futuro. Saluto a tutti, grazie. Ciao, buona giornata. Buona giornata. Ciao, ciao.